Buongiorno. Se c'è una cosa che mi pare sommamente ridicola è quando sento l'affermazione dei politici o leggo sui giornali difendiamo i nostri valori. Ma di quali valori stiamo parlando? Ma di quali valori stiamo parlando? Noi non abbiamo semplicemente azzerato ogni valore. Tutto ciò che un tempo costituiva un riferimento per le persone, la bellezza dell'arte, il patriottismo, la virtù, il dovere, è stato cancellato totalmente. Anzi, peggio, è stato capovolto. Oggi la virtù non è una parola cancellata dal dizionario. Il patriottismo è diventato negativo. È diventato qualcosa di negativo. Sono quelli che negano la globalizzazione, quindi assolutamente negativo. Quindi è diventato tutto negativo, quello che un tempo era positivo. Cioè, sotto la voce diritti individuali, omosessualità, droga, entra tutto. Quindi di quali valori? Abbiamo almeno il coraggio di ammettere che noi non abbiamo più valori, abbiamo solo più negazioni. Questo sarebbe un atto di coraggio. Io quando parlo dell'arte mi riferisco sempre al fatto che si dovrebbe inventare un sostantivo diverso per definire ciò che oggi viene prodotto. E invece si mette sotto la voce arte delle cose che non hanno nulla a che vedere con l'arte. Quindi questa estrema confusione alimentata dalla cultura non è contrastata, è alimentata. Gli intellettuali sono in prima linea nel sostenere tutto ciò che è depravazione, devianza, eccetera, quasi fosse un valore. L'ho già detto in molte altre occasioni, quando si parla di leggo un articolo di giornali, eccetera, quasi sempre uno dei titoli che viene attribuito all'artista in oggetto è contro i tabù, è un deviante, è un valore, è diventato un valore. Voglio dire, qui siamo proprio a un livello anche di stupidità piuttosto elevato, perché chiunque guardandosi intorno, vedendo, scopre che non ci sono tabù, non c'è più alcun tabù. Quindi anche l'arte e la cultura sono fatte semplicemente di provocazioni, sono fatte semplicemente di esaltazione di ciò che è negativo. Cioè, prendiamo per esempio questo gran battage che è stato fatto su questo giornaletto di satira parigino, il Charlie Hebdo. Cosa hanno fatto questi signori? E semplicemente hanno deriso, quindi insultato, una religione in cui credono milioni e miliardi di persone, e mettono questo atto, che io considero vergognoso, sotto la voce libertà di stampa, libertà di critica. Io non accetto queste cose. Io penso che l'uso di questa cosa, tanto la libertà di stampa non esiste. Cioè, la stampa ha degli orientamenti nell'alveo del pensiero unico, abbiamo visto con le votazioni americane, si sono tutti massicciamente schierati contro un soggetto a favore di un altro. Quindi questa non è libertà, perché la libertà non significa soltanto che qualcuno ti costringa a fare qualcosa. La mancanza di libertà consiste anche nel fatto che i tuoi pregiudizi, che ovviamente i liberal e la sinistra considerano positivi, ti inducono a fare delle scelte a prioristiche, secondo i tuoi principi, che dai per scontato siano quelli esatti.
Quando Charles Baugh pubblica queste vignette, dice libertà di critica, ma critica non significa, non esime dal rispetto di un pensiero religioso che può essere, io personalmente non ho particolare simpatia, anzi, vista la situazione dell'immigrazione in Italia, avrei molte, molte riserve, ma comunque un pensiero religioso che non danneggia in se stesso nessuno, salvo i fanatismi che si verificano e che vengono incrementati da queste prese di posizione in nome della libertà di stampa e di critica, e quindi alimentano e creano delle situazioni di tensione che sono francamente inutili, perché questo è un altro aspetto di pragmatismo molto, molto semplice. Cioè, se mi riferisco alla definizione che Cipolletta dà degli stupidi, che cos'è uno stupido? Uno stupido è uno che danneggia gli altri senza avere un vantaggio per se stesso. Ecco, in questo senso Charles Baugh è una redazione di stupidi, perché hanno danneggiato, hanno insultato un pensiero religioso che, ripeto, io non esalto, non condivido per le ragioni che ho detto, ma che comunque va rispettato. Perché un conto è affrontare i problemi in un modo, come si dice, a viso aperto. Un conto invece è questo subdolo richiamo a dei controvalori. Quindi l'insulto è un controvalore, e magari è più grave che la libertà di stampa. Cioè, insultare una persona assumendo che la libertà di stampa ti consente di farlo non mi sembra corretto. E noi vediamo nell'arte, noi vediamo l'arte tutta una serie di provocazioni. Non c'è più la cura del bello, la conoscenza, l'epistemologia, l'ontologia dell'opera, un discorso culturale che, con tutti i limiti che ogni tipo di cultura comporta, tenti di realizzare un qualcosa di profondo, di positivo, che in qualche modo influenzi, aumenti la sensibilità delle persone. No, la provocazione. Provocazione, non faccio l'elenco perché non la finiremmo più, però chi segue i miei interventi e chi conosce l'arte contemporanea sa che di provocazioni è intessuto tutta la storia dell'arte contemporanea a partire dalle avanguardie. E quindi l'arte non c'è più, c'è la provocazione. Cioè, io sono molto restio, diciamo diffidente, nei confronti di questa esaltazione di libertà, di diritti individuali, per più ragioni. Una è che spesso è solo una parola, è solo un'affermazione di principio che non viene applicata, che non si realizza, perché i diritti individuali riguardano soprattutto coloro i quali sono in grado di goderne. Perché una persona che abbia fame, le persone che vanno a raccogliere il cibo nei cassonetti dei rifiuti, dei diritti individuali non gliene potrebbe importare di meno. I diritti individuali riguardano la borghesia depravata e corrotta, che attraverso questo uso spropositato e continuo dell'espressione diritti individuali si dedica alla droga, alla sodomia e quant'altro, assumendo che sia un diritto individuale, il che può anche essere vero, per carità, però insomma non andiamo a esaltare più di tanto queste forme. E poi l'altra ragione è che il diritto individuale dovrebbe essere, conciliarsi con lo sviluppo della società. Quindi noi viviamo in una società che si parla tanto di diritto individuale e di libertà, e non abbiamo mai vissuto una società così iniqua, in cui le sperequazioni tra le persone sono così grandi, enormi. È stato calcolato che una minoranza esigua di individui possiede le ricchezze
pari a tutto il resto di miliardi di persone. E questo che i diritti individuali dove si collocano in questa ottica? E così come con l'arte, cioè noi in pratica nel discorso dell'arte, per esempio, c'è un aspetto che viene sempre, come dire, sottaciuto, che viene sempre ridimensionato. Il fatto che un ristretto, anche qui, una oligarchia che domina il mondo dell'arte in qualche misura imponga questo tipo di opere che sono assolutamente sgradevoli nella maggior parte dei casi e nell'altra parte insignificanti, a partire dalla pop art. Ora, questa è una violenza, secondo me. Questa è una violenza estetica che la maggior parte delle persone è in qualche modo costretta ad accettare. Quindi o la ignora e quindi si allontana dall'arte contemporanea, come sta avvenendo, in misura sempre maggiore, oppure subisce questo tipo di violenza. Perché se io vado in una galleria d'arte a vedere una mostra, devo accettare quello che è esposto, mi pare ovvio. Così, la stessa cosa vale nei musei. Musei pubblici pagati dai contribuenti che presentano delle cose francamente a volte spregevoli. E questa è un'altra violenza oltre che uno spreco di denaro. E io la devo accettare. In nome di cosa? In nome della libertà di espressione. In nome del progresso, in nome di tutte queste espressioni così decettive, no? Di queste teorie spurie, che cambiano la nostra vita. Noi dobbiamo accettare una pluralità di cose e che cambiano la nostra vita e siamo impotenti di fronte a questa realtà. E quindi poi ci sentiamo parlare, dire di valori, sentiamo discorsi retorici che veramente sono peggio dei fatti che ci tocca subire con questo coronavirus, un fiume di chiacchiere. Tra l'altro, paradossalmente, io ho sempre sostenuto, chiaramente non è una tesi che possa essere verificata, può essere del tutto personale, io però ho sempre sostenuto che esiste una logica nella realtà, per cui le cose vanno in un certo modo, e indipendentemente da come noi vorremmo che andassimo. Ora, siccome viviamo in un'epoca in cui si esalta, si fa il mito della libertà, tutti devono fare quello che vogliono per i diritti individuali, tutte queste sciocchezze immani che sono flatus voci, non dicono nulla, perché in realtà vediamo che la gente ha difficoltà enormi, mai come oggi, non solo per il coronavirus, anche prima, come ci sarà anche dopo quando l'avremo superato, ci troviamo di fronte a delle vite disperate. Infatti ogni giorno, quando noi vediamo la cronaca, c'è qualcuno che compie dei gesti infausti, uccide i figli, la moglie, uccide se stesso, fa delle cose assurde, perché c'è questo vuoto dentro, cioè questo svuotamento di valori in nome dei diritti individuali, questo dare soltanto importanza alla materia, al vizio, al piacere, crea dei vuoti immensi. Cioè il vuoto dell'arte c'è, perché non abbiamo più l'arte, e il vuoto sociale, il vuoto culturale lo viviamo consciamente e inconsciamente, perché il fatto che moltissimi non siano consapevoli di ciò che stanno vivendo, non sappiano interpretarlo, questo non aiuta, anzi semmai aggrava la situazione. È una delle cause della depressione, l'inconsapevolezza, la mancanza di controllo e di chiarezza su quello che noi ci tocca vivere. Quindi in questa situazione il coronavirus ci ha tolto la libertà, il mito della libertà cancellato da un virus. Pensate il paradosso a proposito di questa logica. Ecco, vorrò vedere se effettivamente, oltre alla retorica culturale e politica su questo evento così grave che ha investito il pianeta, se ci sarà qualche artista capace di rappresentarlo in modo non retorico,
non sciocco, e sarò curioso di vedere. Questa cosa mi interessa molto, mi interessa, voglio aspettare e vedere se questo succederà. Temo che non succeda, perché ormai l'orientamento è in una precisa direzione. C'è questo pensiero unico, questo conformismo a totale di questa nostra società vuota di valori, il richiamo difendiamo i nostri valori, ma quali valori? Non c'è più un'ombra di valori, non c'è più nulla. Ecco, questo è il male profondo di questa nostra epoca, e questa mancanza di valori ci toglie anche il futuro, perché il valore è in qualche modo un orientamento verso ciò che ci interessa realizzare. Quelli della mia generazione nel dopoguerra, cioè, avevano degli obiettivi, avevano dei valori, avevano dell'entusiasmo. Ora tutto questo non esiste più, è stato ucciso dal massiccio uso della libertà materiale, dal consumismo sfrenato, dalle depravazioni omologate. Non c'è più, e questo lo verifica chiunque. Basta andare guardare le persone, seguire, e poi c'è la conferma della cronaca nera, cioè la banalità assoluta, il conformismo assoluto si unisce alla depravazione, al vizio omologato, eccetera. Questo non ci dà nessun tipo di felicità, non ci dà nessun tipo di futuro, e temo che non basti la tecnologia su cui viene puntato tutto, che non bastano sicuramente le chiacchiere vuote di politici ignoranti a creare una prospettiva che è stata distrutta per un uso distorto e sbagliato della libertà e dei diritti individuali. Mi fermo qui, lascio a voi di considerare le mie opinioni per quello che valgono, e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.